Amici di Stato Quotidiano, ben trovati. Siamo qui nella parrocchia San Giuseppe in compagnia del parroco Don Antonio di Candia. Buonasera, benvenuti. Questo è il secondo anno in cui si svolgerà la processione di San Giuseppe. Per quanto riguarda le tempistiche e l'organizzazione, come sta procedendo? È tutta la parrocchia che partecipa all'organizzazione di questa festa ed è molto sentita perché prima di tutto San Giuseppe è il patrono della Chiesa, il titolare della Chiesa, ma non solo della nostra parrocchia, ma di tutta la Chiesa universale. Quindi c'è una devozione molto grande, molto sentita verso San Giuseppe. E poi quindi tutti si stanno adoperando per chi per la liturgia, chi per la festa esterna, chi per la sagra, gli scout per il falò, a organizzare a meglio questa manifestazione religiosa e civile. Quale sarà il programma per quest'anno? Il programma di solito è lo stesso da anni. Il 18, la vigilia di San Giuseppe, ci sarà il grande falò fatto dagli scout che sono qui nella nostra parrocchia. Poi contemporaneamente ci sarà la sagra della salsiccia degli Ustel, un momento di festa, di musica. Io a questo proposito voglio ringraziare tutte le attività commerciali, le macellerie, i panifici che hanno dato le salsicce, i panini, gli Ustel e tutto quello che sarà poi dato durante questa festa, durante questa sagra, è tutto frutto della generosità della parrocchia e degli amici della comunità. Bene, questa cerimonia liturgica è sicuramente un elemento simbolico che può portare ad un maggiore coinvolgimento della comunità parrocchiale. Qual è il valore e il simbolo della processione? Beh, tutto un discorso religioso, quindi è il Signore che viene ad abitare simbolicamente anche attraverso la statua di San Giuseppe in mezzo a noi, perché il Signore è in mezzo a noi. È anche un modo per avvicinare i lontani, i distratti, coloro che non partecipano alla vita attiva della comunità. Ma è anche un momento di aggregazione sociale, oltre naturalmente che religioso. Quindi ricordiamo che il 18 e il 19 marzo si terranno i festeggiamenti in onore a San Giuseppe e quindi vi invitiamo a partecipare. La ringrazio per essere stato con noi questa sera, Don Antonio. Grazie a voi e vi aspetto il 18 per la sagra della salsiccia, del panino, degli Ustel e il 19 alla processione e poi alla Santa Messa Solenne presieduta dall'Arcivescovo Monsignor D'Ambrosio.